13 giorni nell'Estremo Oriente. Inizia oggi il lungo tour in Asia di Donald Trump. Ieri il trasferimento della coppia presidenziale da Washington verso le Hawaii, da dove voleranno come prima tappa in Giappone. All'arrivo il tycoon indossa la tipica ghirlanda di fiori e si reca subito a Pearl Harbor, prima visita ufficiale da presidente. Qui depone una corona di fiori al memoriale della nave della Marina americana, affondata durante lo storico attacco giapponese del 41 che costò la vita a 1100 Marines. Da qui il volo per Tokyo, poi Corea del Sud, Cina, Vietnam e Filippine. Un tour cruciale per le relazioni economiche e diplomatiche, con la crisi nordcoreana in primissimo piano. Ieri Pyongyang ha escluso ogni ipotesi di colloqui né in Corea del Sud né tantomeno in Cina, minacciando di voler potenziare il suo arsenale. Da parte sua la Casa Bianca annuncia un intervento sul tema nel corso della visita di Trump a Seul, elevate le misure di sicurezza per l'arrivo a Tokyo del presidente, dove invece già si trova la figlia Ivanka che interviene durante un'assemblea femminile sul tema delle molestie sulle donne, sono intollerabili, dice. E oggi la Casa Bianca ha approvato anche un rapporto scientifico sul surriscaldamento globale che smentisce di fatto la linea negazionista del suo presidente. Nel frattempo New York prova a superare la paura dopo l'attentato di martedì alla vigilia della grande maratona, edizione numero 47. 42 chilometri, $1 l'iscrizione, oltre 50.000 gli iscritti attesi, 15.000 in arrivo anche dall'estero. E chissà se domani si presenteranno tutti oppure rinunceranno per i timori legati alla sicurezza.